Amici da Microfratellanza Azzurra, benvenuti o bentornati sul canale. Allora ragazzi, scusate l'assenza di ieri, ma è stata una giornataccia e oggi è peggio. Quindi vi registro al volo il video, anche perché domani mi auguro di poter iniziare le ferie. Allora, prima di tutto, la partita di Pisa, non, ormai è tardi per commentarla, l'hanno già commentata tutti e nulla. Sapete che dovevo essere in curva e invece, vabbè. Problematiche non mi hanno permesso di andare a vedere la nostra Inter e recupereremo poi al Meazza. Mi raccomando ragazzi, iscrizione al canale, condivisione, commenti e like. Questo è un video non tanto per i nostri 404 iscritti, perché loro so che sanno la qualità dell'informazione che portiamo io e Pier, ma è un po' un ragionamento per chi ascolta il video e fa tocca e fuggi, che sarebbe bene che invece li ascoltasse bene i nostri video, perché caso strano, quando abbiamo parlato di situazioni finanziarie che fortunatamente abbiamo abbonato vista la stabilità che ci dà Oaktree, siamo stati fra i primi a parlare di cose che poi sono rimbalzate anche se poi non si sono generate, e parlo del famoso prestito ponte piuttosto che analisi del bilancio fatte in una maniera non faziosa ma certosina, cercando di andare a vedere quelle che erano le effettive problematiche, le effettive realtà dei numeri. Quindi da un lato il fra virgolette mio lavoro, poi c'è quello di Pierre, che è da più di un mese, da quando sono riniziati gli allenamenti dell'Inter, che vi analizza anche in live, soprattutto in live perché tempo purtroppo anche Pierre ne ha pochissimo, e è partito per il raduno della sua squadra di atleti, e quindi mi ha mandato anche ieri un paio di foto dove si vede che sono al pezzo sotto il sole, e quindi sarà una settimana pesante anche per lui. Vi dicevo, è da quando hanno iniziato a lavorare i ragazzi che vi analizza i video che posta l'Inter su YouTube, vi dice delle cose. Quando ha iniziato a dire ora inizieranno a caricare perché hanno fatto il famoso serbatoio di cui lui parlava e potrebbero arrivare i primi problemi fisici, tac, puntuale come un orologio, sono avvenuti i primi due problemi per chi? Per due giocatori che hanno dichiarato anche loro alla stampa che una preparazione atletica come quella di quest'anno non l'avevano mai fatta. Quindi abbiamo Zielinski fermo per almeno una settimana e Taremi idem. Stesso identico problema muscolare. Quindi molto probabilmente i due pirla di Fratellanza Nerazzurra non sono così pirla, quindi sarebbe bene che ci ascoltassero molte più persone, proprio perché cerchiamo di portare qualcosa non di fazioso ma di realistico di quello che è il nostro lavoro. Quindi capisco che magari la qualità dei video non può non piacere, capisco che il video dalla macchina non è gradito, capisco che durante la live magari si potrebbe far meglio con le cam, come mi ha consigliato un utente, si potrebbe prendere un microfono migliore. È tutto vero ragazzi, però dovete capire che il primo lo facciamo per passione, Pier, e quindi magari siamo agli inizi e non investiamo su una cosa che è la nostra passione più di tanto, perché qualcosina ci abbiamo investito. E però serve anche vedere che i contenuti che portiamo sono graditi. Se no, ragazzi, continuiamo la nostra passione, continuiamo a difendere l'Inter, continuiamo a farlo alla nostra maniera, perché non smetteremo sicuramente, anche se gli iscritti rimarranno 400 o meno, perché il piacere che abbiamo io e Pierre è quello di dire la nostra, visto che YouTube ce lo permette di fare sull'Inter. Però ci piacerebbe un attimino più di corresponsione, e come diceva il vecchio CSM, we need you, nel senso abbiamo bisogno che chi ci segue, chi ci guarda, ci aiuti con la sottoscrizione al canale, ci aiuti con i commenti, ci aiuti con i like, ma anche e soprattutto con i commenti e niente ragazzi, quindi questa è un po' la situazione. Valuteremo piano piano quello che verrà fatto. Pare, chiudo, che Gudmundsson stia in direzione Firenze, però come dicono anche i giornalisti che sono su YouTube, ci siamo resi conto che quest'anno l'Inter sta facendo una scelta. Vedi Bento Martinez, l'Inter ha scelto Martinez. Gudmundsson X, perché non si sa benissimo chi potrebbe essere, probabilmente è stato scelto X piuttosto che Gudmundsson per mille motivi, perché era un prospetto che interessava a destra e a manca e poi è sparito dal radar. Quindi
Quindi molto, molto, molto probabilmente la situazione è in fase di definizione con qualcun altro. E come diciamo sempre io e Pier, quello che conta è la bontà del lavoro fatto dalla nostra dirigenza. Aspettiamo le notizie, vediamo quello che succede. Sicuramente, ragazzi, io ve lo dico, fino al 20 sarò assente dal canale perché mi faccio 15 giorni di ferie l'anno e i 15 giorni di ferie li dedico alla mia figliola, perché se li merita tutti. Quindi, salvo che ci sia la possibilità, quando siamo in vacanza, di fare un brevissimo video, magari tirato su senza copertina. Alla buona, se c'è qualche notizia bomba, vedremo, però non vi garantisco niente. E appena riattacchiamo nella settimana appunto del 20, quindi 20, 21, 22 o 23, vedremo di organizzare con Pier, che sarà anche lui al lavoro, una live dove andiamo magari a parlare di questi 15 giorni. Ragazzi, sempre e solo forza Inter, sempre vicini alla nostra squadra e voi cercate di stare un po' vicini a Fratellanza Nerazzurra, che forse non è un canale di pirla come magari in tanti vi danno da intendere. Buona giornata a tutti, ragazzi, e buon Ferragosto se non ci risentiamo.